Buongiorno a tutti, lezione numero, tengo la mascherina, lezione numero, siete vicini, lezione numero 25, buongiorno a quelli che sono online e buongiorno ai due soli coraggiosi che sono venuti oggi in classe. Oggi e domani, come promesso, continuiamo e terminiamo, spero, l'implementazione del Pacman. Per convenienza ho registrato, connettendo l'iPhone al Mac, una delle poche cose buone che ha la Apple, che rende i sistemi molto integrati tra di loro, e quindi io ho registrato quello che c'è sullo schermo del Mac, l'ho registrato con una grande facilità, e ho scaricato il gioco originale del Pac-Man, che è disponibile sui vari store per mobile, è della Namco, quindi è proprio il gioco originale. E questo ci dà la possibilità di vedere che Prof, non sentiamo. avevo disattivato il microfono. Ok, ora mi sentite? Penso di sì. Sento, vedo l'icona dell'audio. Perfetto. Grazie per avermelo detto in tempo. Tra l'altro ho ripreso la registrazione da solo. Che bravo, quindi non devo nemmeno ricominciare a parlare. Bene, quindi dicevo, nel gioco originale del Pac-Man, lui si muove tra i binari, ormai questo è assodato. E ha delle caratteristiche di cui dovremmo tenere conto, tra le quali il fatto che il Pac-Man va ad una velocità che non è uguale a quella dei fantasmini. Ce ne accorgiamo prevalentemente quando Pac-Man sta vicino, 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 ecco qua, questo momento qua dovrebbe essere, in cui se vado al rallentatore si vede che piano piano Pac-Man si allontana da Blinky. Vedete il gap che si allarga? Questo ci fa capire che Pac-Man ha un piccolissimo delta di velocità rispetto, se non altro rispetto a Blink, rispetto ai fantasmini, e quindi questo consente di scappare, altrimenti sarebbe un gioco davvero, davvero difficile. E poi un'altra cosa di cui dobbiamo tenere conto è che vediamo un po' quando me ne sono andato nel tunnel, quando me ne sono andato nel tunnel, ecco qua, questo è il momento in cui attiro Blink nel tunnel. La velocità del fantasmino improvvisamente, vedete come va più lento? Quindi questo ci fa capire che le velocità sono regolabili. Non c'è una velocità globale che vale per tutti ed è sempre la stessa. Pac-Man ha una velocità che effettivamente è sempre la stessa, lui non rallenta. Ma i fantasmini sì, perché i fantasmini rallentano nel tunnel oppure quando diventano degli occhietti, qua diventano molto veloci. Quindi comunque i nostri oggetti di gioco hanno una velocità che dovrebbe essere variabile, non può essere fissa, uguale per tutti. Quindi, questo è il nostro Pac-Man, invece, che ovviamente ancora è tutto da fare, e quindi dobbiamo tenere conto anche di questa variabile di velocità.
e ovviamente del fatto che si muove, tutto si muove, non solo Pac-Man, ma anche i fantasmini si muovono tra i binari. Quindi direi di iniziare dalla cosa, insomma, più immediata, cioè più immediata non come semplicità, ma che ci serve proprio per mettere in piedi il gioco, cioè il fatto di muoversi sui binari. Questa è la cosa che ormai abbiamo capito, cioè che abbiamo capito. Abbiamo capito che il nostro Pac-Man, se mi ricordo nei file recenti, il nostro Pac-Man, ecco, qui, Pac-Man in classe. Tra l'altro questo registrato sta nella cartella design originalpacman.mov, è la registrazione del Pac-Man originale che sto usando per capire come funziona il gioco. Abbiamo discusso l'altra volta il fatto che esiste una classe che si chiama Level, che va praticamente a trovare dentro le immagini che io gli do dei livelli tutti i nodi entro i quali si deve muovere il Pac-Man. E questa cosa, in particolare si può attivare la visione dei binari, si può attivare, premendo il pulsante di debug, che ci fa vedere effettivamente questi binari. Quindi il nostro scopo adesso è quello di far sì che Pac-Man si muova solo all'interno dei binari e quindi questo già rende il gioco pronto per poi essere per inserire il fantasmino. Una volta che le entità si muovono nei binari, poi Pac-Man e il fantasmino si possono rincorrere, si possono evitare, possiamo fare un gioco. Adesso ancora non ha senso il gioco. Quindi non so se ci avete pensato, io vorrei che anche voi online, voi in presenza, almeno vi buttaste su, mi deste delle idee. Allora, io ovviamente una soluzione ce l'ho, però vorrei sentire le vostre idee. Come voi, vi do ovviamente un suggerimento, non per portarvi sulla mia strada, ma per almeno dirvi di cosa si tratta. Come far sì che gli oggetti di questo gioco si muovano dentro questo grafo, quindi su questi binari? Una cosa che io vi invito sempre a fare nella progettazione è chiedervi: noi abbiamo tutte le informazioni necessarie per implementare questa funzionalità? Sì, la classe Level c'ha un vettore di nodi, che per ciascun nodo c'è un array di quattro vicini per le quattro direzioni, quindi il grafo c'è. C'è, tra l'altro, Level è una classe di tipo singleton, che non ve l'ho spiegato benissimo che significa, ma in soldoni, posso io sempre ottenere l'unica istanza di questa classe, quindi anche se io sto per dire dentro, se sto dentro qua, dentro Entity Advance o Pac-Man Advance, posso sempre fare Level Instance Get Nodes, posso sempre fare, che non è così il getter, ma è semplicemente nodes. Posso sempre dire: ehi, livello, tu che gestisci proprio il grafo, il livello, mi dai la lista di nodi? Perché io con questa lista di nodi posso fare appunto il movimento dei binari. Però io vi invito a ragionare su una cosa: abbiamo la lista dei nodi e abbiamo la lista di vicini per ciascun nodo, quattro vicini. È questo sufficiente? Cioè, immaginate sempre nella programmazione oggetti, ragazzi, immaginate sempre il concetto di proprietà di un oggetto, ok? Cerco di andare rallentatore, molto rallentatore. Tra l'altro, quando Pac-Man si spawna, lui, siccome lo spawniamo nella posizione giusta, lui già è, tra virgolette, su un binario. Quindi il problema non è tanto metterlo sul binario, ma farlo rimanere sul binario. Perché vedete, qua sta deragliando. Perché sta deragliando? Perché ha sorpassato un nodo nella direzione in cui stava andando. Anzi, questa cosa magari fatemi disattivare le palline, perché sennò questa cosa non è chiarissima. Fatemi disattivare le palline dove si disattivano, perché tutti quei nodi che vediamo non sono nodi, ma sono palline. Basta, per disattivare in realtà basta dire: guarda, io sono invisibile. Bellissimo, cioè, la programmazione oggetti, vedete che in una sola riga di codice ho reso invisibili le palline senza andare chissà dove. Sì, ok, perché chiaramente sta in esecuzione. Adesso dovrebbero essere invisibili le palline. Che cosa vuole? Che cosa ho fatto? Missing. Sì, vabbè, sì, prima stavo scrivendo questa riga e l'ho lasciata così appesa. Ok, quindi questo è il grafo. Quindi vado al rallentatore.
Quello che ci dobbiamo chiedere è: noi abbiamo tutti i nodi, tutti, proprio tutti, ce l'abbiamo, e per ogni nodo sappiamo quali sono i suoi vicini, quindi sappiamo che di questo ce n'è uno sopra e uno a sinistra, ma non ce n'è uno a destra e non ce n'è uno sotto. Ci basta tutto questo? Oppure dobbiamo dare, inserire, aggiungere delle proprietà dell'oggetto, Pac-Man, che poi sarà anche fantasmino, quindi diciamo entity, perché tutte le entità che si muovono sui binari. Serve che queste entità siano coscienti di qualcos'altro? Voi che idea avete? Da dove iniziereste per cercare di farlo muovere tra i binari? Tra i binari, diciamo bene, tra i binari. Un binario, da cosa è definito? Il singolo binario. Da due nodi. Esatto. Una coppia di nodi definisce il binario in cui l'oggetto si sta muovendo. Cioè significa che se io sto su questo binario qui, tra questi due nodi, fammi mettere in pausa. Se sto tra questi due, io non posso andare sopra e non posso andare giù. In realtà posso andare a sinistra perché sono Pac-Man, il fantasmino nemmeno quello può fare, perché non può invertire la direzione il fantasmino. Quindi in generale questi binari sono proprio, determinano veramente il movimento dell'entità. Se io sto tra due nodi, posso andare solamente o nel nodo in cui mi sto affacciando, se sono Pac-Man posso anche tornare indietro, ma non posso fare nient'altro. Quindi è un po' un movimento scriptato, se ci pensate. Che significa movimento scriptato? Io non ho la libertà di esplorare davvero lo spazio di tutti i punti di questo gioco. Anzi, da questo ce ne accorgiamo perché quando io premo una direzione, il gioco non risponde subito, ma solamente quando raggiunge il prossimo nodo, lui deciderà di recepire questa direzione letta dall'utente e cambiare direzione. Quindi sembra un movimento quasi scriptato. Sì, dico. Non può cambiare direzione, però nel momento in cui arriva in un binario dove per esempio si sta muovendo verso destra e incontra un muro, sì. In quel caso può tornare indietro oppure va sopra sotto? No, deve andare da un'altra parte. Nel gioco originale, infatti nel gioco originale non ci sono vicoli ciechi, ci fa caso? Non ci sono vicoli ciechi. Intendo sbattere sul muro. Sì. Deve andare in un'altra direzione che non è quella da cui proviene. Però, siccome non ci sono vicoli ciechi, esiste sicuramente un'altra direzione. Questa è l'ipotesi. Se invece noi facciamo una mappa, effettivamente noi abbiamo fatto il level editor, ha ragione. Cioè, se noi facciamo nel level editor un vicolo cieco e diciamo che il fantasmino non torna indietro, sto fantasmino rimarrà bloccato. Sì, è vero. Quindi o cambiamo la regola di non tornare indietro o nel fare il level editor evitiamo l'esistenza dei vicoli ciechi. Però questo è un problema che si presenterà quando già avremo fatto i binari. Anche a livello quello che aveva messo Google, dove quello è buggato. Cioè nella G c'è il vicolo cieco. C'è il vicolo cieco, avranno fatto la regola che in quel caso il fantasmino può tornare indietro. Penso si può fare un'eccezione, cioè se il fantasmino non sa proprio dove, se il fantasmino è arrivato in un vicolo cieco, solo in quel caso può tornare indietro, altrimenti in tutti gli altri casi non ci può tornare. Quindi questa è una cosa che possiamo sicuramente implementare a valle di tutto questo, è anche carino perché sarebbe bello anche dare la possibilità di implementare i vicoli ciechi, perché uno può anche modificare queste mappe. Però come facciamo a farli stare sui binari? Ragazzi, questa è una cosa che a chi ha fatto questo progetto proprio ci ha sbattuto la testa, quindi forse è una delle cose più difficili di questo gioco, insieme all'intelligenza artificiale. Cioè una volta fatto questo, il resto è quasi una questione di quantità. Sì, le animazioni dei fantasmini, sì, i cambi di stato, sì, il fatto che collidono, vabbè, ma poi vedremo, si risolve facilmente perché c'è il gestore di collisione. La vera difficoltà in realtà è proprio questa, farlo stare sui binari, non farlo mai deragliare e poi fare il teletrasporto. Queste sono le cose più difficili di questo gioco e noi le facciamo in classe. Che idea avete? Dite qualunque cosa. Beh sì, sicuramente ci vorrà una condizione da qualche parte. Vi invito a pensare però, abbiamo tutte le informazioni sufficienti? Cioè guardate, la nostra entità, perché oppure per adesso facciamo nel Pac-Man, poi magari tutto quello che è in comune tra Pac-Man e fantasmino lo risaliamo, lo facciamo salire nell'entità. Pac-Man sa la direzione in cui sta andando. Nient'altro. Non sappiamo effettivamente le coordinate di dove si trova, però. In realtà le sappiamo perché, essendo lui un oggetto di graphics, quello che è, gli posso sempre chiedere la sua posizione. Quindi la sua posizione la sappiamo.
Però solo quello, non sappiamo nel grafo lui dove sta. Quindi bravo, se quello che intendeva dire è proprio questo. Cioè nel grafo lui dove sta? Sì, sappiamo la sua posizione, ma... E questo è un errore, non un errore, una cosa che hanno fatto alcuni studenti all'inizio. Ok, se io so la sua posizione, vado a trovarmi per ogni frame del gioco, infatto che mi è venuto, però l'hanno fatto, per ogni frame del gioco mi vado a trovare la coppia di nodi in cui, entro cui questo Pac-Man si muove. Come si fa a fare questa cosa? Andando a cercare il nodo più vicino. E io allora gli ho detto, beh, attenzione però, perché se Pac-Man, che ne so, sta... Cioè, bisogna fare attenzione, perché se ci fosse un nodo qui, se Pac-Man fosse a metà strada, qui, e ci fosse un altro nodo qui, e un altro nodo qui, cioè, l'approccio di andare a cercare il nodo più vicino alla posizione di Pac-Man è un po' pericoloso. Lo vedo un po' pericoloso, perché potresti attraversare i muri nel fare questa ricerca. E soprattutto la fai a ogni frame, quindi il gioco non andava proprio velocissimo. Quindi magari sì, funziona, alla fine si riesce a far funzionare, perché alla fine sono riusciti a farlo funzionare, però è un approccio, non è efficiente, noi in questo corso dobbiamo fare le cose per bene. E tra l'altro non penso proprio che la Namco nel gioco originale dell'Atari faceva così, non ci credo proprio, per niente. Quindi facciamo finta un po' anche di stare in quella situazione. Come dovremmo fare? Eh? E così loro hanno preso la posizione del Pac-Man e hanno calcolato la distanza euclidea da tutti i nodi del grafo. Quello più vicino per lui, per loro, era quello dove stava andando. Ma computazionalmente, a ogni frame, 60 frame al secondo, 60 volte la distanza euclidea tra tutti i nodi del grafo e la posizione di Pac-Man. Funziona, è un approccio. Quindi non sto dicendo che è sbagliato, non è il più efficiente. L'indizio, secondo me, è quando partiamo. Perché quando partiamo, il nodo dove si trova Pac-Man è un nodo di spawn, giusto? Ed è un nodo del grafo, perché il grafo, quando è stato letto da disco, ha creato un nodo per ogni pallina che ha trovato nella mappa, tra cui anche i nodi di spawn. Sono dei nodi speciali, per carità, ma sono dei nodi. Quindi se io ho questo nodo, io so già dove sta Pac-Man quando Pac-Man nasce, non c'ho bisogno di calcolare il nodo più vicino, già so dov'è. Anzi, vi ho detto prima che Pac-Man originale inizia a sinistra, va a sinistra appena parte il gioco, senza che nemmeno io lo comando, lui se ne va a sinistra. Quindi quando io parto il gioco, so già quali sono i due nodi entro i quali si muove il Pac-Man. Sono il nodo di spawn e il suo vicino di sinistra. Lo so già, nel gioco originale, quando parte, c'è un momento in cui parte, questo è il momento in cui parte, va a sinistra, si sta muovendo tra il suo nodo di spawn e quello di, il primo nodo che trova a sinistra, quello definisce il suo primo binario. E allora che succede quando lui raggiunge, perché lo raggiungerà sicuramente il nodo di sinistra, oppure magari l'utente dice vai subito a destra e raggiunge quello di destra. Beh, quando raggiunge un nodo, noi sappiamo quali sono i suoi vicini, perché sappiamo che sta su quel nodo, quindi gli diciamo, Pac-Man, tu volevi andare a destra, adesso io ti assegno questo binario qui, cioè questa coppia di nodi, oppure volevi andare su, ti assegno quest'altra coppia di nodi. Quindi gli oggetti che si muovono su questi binari hanno una coppia di nodi che definisce il binario in cui si stanno muovendo. Questa però coppia di nodi, questo binario, deve essere aggiornato quando si raggiunge il nodo target, il nodo in cui sta andando l'entità. Quindi è come se si illuminasse questo pezzetto qui, poi quando va qui si illumina quel pezzetto lì, eccetera, eccetera. Cioè ogni entità si muove lungo una linea. Quindi questo fa capire come un gioco che sembra apparentemente libero, in realtà è molto scriptato, perché queste entità si muovono lungo dei piccoli segmenti e non possono uscire da questa situazione. E allora, adesso, vi faccio qui questa domanda. A livello di programmazione oggetti, come facciamo a dire che l'entità, adesso lo facciamo per il Pac-Man, ma poi lo faremo risalire questa cosa, come facciamo a dire che ti stai muovendo su questo binario? Il binario a questo punto è una coppia di nodi. E quindi i nodi noi li indicizziamo nel vettore di nodi con un intero, nodo 1, nodo 5, hanno dei numeri questi nodi. E come li chiamiamo?
li possiamo chiamare per esempio node prev, node next, cioè il nodo da cui provieni è quello in cui stai andando, perché il movimento è sempre monodirezionale. Tu ti stai muovendo entro una coppia di nodi, provenendo da un nodo e andando verso un altro. Certo, se tu sei Pac-Man e ti inverti, l'inversione sarà molto semplice, basterà swappare prev e next. Questo lo può fare solo Pac-Man, però. Oppure la, come si chiama, fantasmino, quando può invertirsi nel vicolo cieco. E come partono questi node prev e node next? Anzi, questa cosa cominciamo a farla in entity, cioè è inutile che adesso lo facciamo in Pac-Man e poi diciamo lo facciamo risalire. Già abbiamo capito che questo ragionamento vale per tutte le entità, cioè gli oggetti che si muovono nel gioco, quindi è inutile farlo in Pac-Man. Quindi node prev e node next sono la coppia di nodi, il binario in cui si sta muovendo l'oggetto, e devono essere inizializzati, che ne so, con valori non validi. Per esempio, meno 1 è un indice non valido, perché quello è l'indice in un vettore, per esempio. E Pac-Man, quando Pac-Man nasce, lui effettivamente sa, può sapere in quale binario si sta muovendo. Certo che lo può sapere, perché lui si sta muovendo tra il nodo di spawn, che è quello in cui si spawna, e questo è il prev, perché lui va subito a sinistra, e il nodo di sinistra rispetto al nodo di spawn. Quindi proviamo a vedere come fare. Allora, quindi set, come si chiamano i binari in inglese? Si chiamano, beh, tanti modi si possono chiamare. Sì, però nel gioco non... Sì, ok. Segment, non lo so, comunque set nodes, vabbè, poi vediamo come chiamarli. Abbiamo chiamati node prev e node next, quindi sono dei nodi effettivamente. Allora, il node prev è proprio quello dove si spona Pac-Man, e quello dove si spona Pac-Man, tra l'altro, è lo stesso che lui usa per spawnarsi, quindi tanto vale chiederglielo una volta al livello spawn node. Glielo chiedo al livello, il node prev è esattamente questo, e tra l'altro lui si spona, quindi si setta di position proprio nello spawn node, meno lo spiazzamento dovuto al fatto che la texture inizia in alto a sinistra. A questo punto il node next sarà il sinistro di spawn node, quindi level instance. Per favore, mi dai il vettore dei vicini? Il vettore dei vicini si chiama neighbors. Mi serve il vicino sinistro del nodo spawn node, quindi vado nel vettore, nell'array di 4 vicini del nodo spawn node, e vado nel sinistro, quindi left. Quindi questo è il vicino sinistro del nodo spawn node. E questo per noi è il nodo in cui Pac-Man sta andando. All'inizio è così. Qui tra l'altro gli possiamo anche dire la direzione, non è unknown la direzione. La direzione è left, almeno nel gioco originale Pac-Man va a sinistra. Il fatto che lui si mostri di spalle è perché il gioco all'inizio non parte proprio, c'è quella specie di sei pronto, 3, 2, 1, via, però noi questa cosa non l'abbiamo fatto, 3, 2, 1, via, quindi che il nostro gioco parta, o meglio l'abbiamo fatto, sì, perché dobbiamo premere il pulsante start. E vabbè, allora... che ne so, è giusto dirgli unknown, però quando il gioco parte dobbiamo dirgli andare a sinistra, quindi nel gioco, quando il gioco parte, dove sta il gioco? Il gioco che parte? Il gioco che parte, bisogna dire a Pac-Man vai a sinistra, player, set direction, left. E quindi lui parte che è di spalle, però quando il gioco parte, premo start, lui dovrebbe andare a sinistra, senza manco che io premo le frecce direzionali. Sì, devo sempre chiudere. Che cavolo, devo sempre chiudere il gioco. Quindi premo start, lui dovrebbe andare a sinistra. Ok. Ovviamente lui sta deragliando, perché nessuno gli ha detto di rimanere dentro i binari. Però intanto il fatto che gli abbiamo assegnato i primi due, il primo binario, è un punto di partenza. Quindi la nostra entità adesso... a questi due metodi.
Beh, allora, dov'è che bisogna evitare il deragliamento? In advance oppure in... c'è un set direction da qualche parte? Qui non c'è, ma l'entity non ce l'ha nella direction. Beh, mi verrebbe da dire che questo dir non è una proprietà solo di Pacman, ma in realtà è di tutti, quindi di nuovo questo me lo porto qua dentro e lo inizializzo nel costruttore di entity, perché la cosa giusta è una proprietà comune a tutti e quindi è giusto che sia inizializzato più in alto. Il set della direzione, c'è il set della direzione? C'è la... sì, c'è la Pacman. Pacman dice, guarda, la direzione che tu mi dai, io la recepisco. E questo non è tanto... cioè, non funziona nel nostro nuovo modo di pensare, perché il Pacman, nel suo advance, lui dice che se tu vuoi andare a destra, io ti faccio andare a destra, a sinistra, in alto. Cioè, questa cosa qui, ragazzi... è libertà, ma è il contrario di quello che abbiamo detto, lui non può andare dove gli pare. Tra l'altro, ragioniamo di nuovo sul gioco originale. Nel gioco originale c'è, in questo momento il Pac-Man sta andando a sinistra, sta andando, però supponiamo che io abbia premuto giù. Il Pac-Man in questo momento è consapevole di ben due cose. Dove sta andando? Sta andando, perché va all'indietro? Ok, sta andando a sinistra e in più io ho premuto giù. No, non l'ho premuto ancora giù, scusate, l'ho premuto adesso, perfetto. Cioè non adesso, l'avrò premuto in un certo momento, penso tra qui e qui, altrimenti se l'avessi premuto prima sarebbe andato giù in questo punto. Quindi lui sta andando a sinistra e sa anche dove io voglio che vada e va giù. Che sta succedendo? Che il Pac-Man sa, ha due direzioni in realtà, la direzione dove sta andando, cioè la direzione corrente, e la direzione dove io vorrei che andasse. Questo vale solo per il Pac-Man o anche per il fantasmino? Beh, in realtà il fantasmino fa un po' la stessa cosa, perché lui pure sta andando, c'è una sorta di inerzia, però il fantasmino deve inseguire Pac-Man, quindi lui vorrebbe andare da una parte, però sta andando... ne so, da un'altra parte, sta andando a sinistra ma vorrebbe andare su. Quando è che questa direzione si aggiorna? Quando si raggiunge uno degli snodi che chiamiamo checkpoint del nostro grafo. Quindi la nostra entity, questa dir, sarebbe meglio chiamarla cur dir, è la direzione corrente di un movimento, mentre la direzione desiderata o la chiamiamo desired dir o la chiamiamo per esempio next dir, cioè la direzione dove tu la prossima volta vorresti poter andare. Ditemi voi come chiamarla, perché non è detto che questa cosa venga soddisfatta. Cioè, se io voglio andare sopra, e setto next dir a sopra, lui quando raggiunge lo snodo va sopra, se ci sta il muro non ci va sopra. Quindi questo next dir non è detto che venga poi davvero applicato, però è solo un modo per dire, ok, io ho premuto sopra, quindi ti sto settando, voglio che tu vada sopra appena puoi. Come lo volete chiamare? Va bene, next dir, lo lasciamo così. Quindi next dir, anche qua, unknown, per esempio. Quindi il setter del Pac-Man, il nostro setter del Pac-Man, dove sta? Pac-Man. Non è un set dir, ma in realtà è un set della next dir, cioè dove lui vorrebbe andare. Tra l'altro lo mettiamo in entity, quindi questo diventa un set next dir. Cioè, dove vorresti andare? Io vorrei andare nella direzione che ha premuto l'utente. Se sono Pac-Man, se sono il fantasmino, vorrei andare nella direzione che... l'intelligenza artificiale dice che quella direzione è la direzione ottima. Quindi c'è sempre un attore esterno che dice dove deve andare, o nel caso del fantasmino l'intelligenza artificiale, o nel caso del Pac-Man il giocatore, che tra l'altro anche quello potrebbe essere artificiale usando i metodi di deep reinforcement learning, che chi è interessato vedrà la magistrale. Infatti questo è il progetto che segnerò quest'anno ai ragazzi, di fare il Pac-Man
lui Pac-Man intelligente, non i fantasmini, è molto più difficile. Cioè Pac-Man deve vincere, il Pac-Man. È tosta, eh? Non è che si fa così scrivendo codice dentro una classe. Bisogna usare tecniche di intelligenza artificiale, quella vera, cioè deep learning, ok? Bene. Quindi, se torniamo nel nostro advance, dove sta advance di Pac-Man? Sta qua. Questa cosa qui, beh, intanto cerchiamo di portarcela dentro il metodo advanced identity, cioè cerchiamo di adesso centralizzare le cose, perché poi aggiungendo il fantasmino vorrei che tutto questo continuasse a funzionare anche per il fantasmino. Quindi proviamo a rimettere questo codice qui, vediamo se ci piace. Cos'è che non ci piace? Diverse cose, ditemi voi cosa non vi piace. Il fatto che può cambiare direzione anche mentre si trova nell'arco. Però adesso questo è Curdir. Siamo stati un po' più bastardini, diciamo. Qui, quando lui cambia direzione, cambia Nextdir, non cambia Curdir. Quindi Curdir è qualcosa che non cambia al volere del giocatore, ma secondo delle regole che effettivamente dobbiamo ancora implementare. Però questa direzione è la direzione proprio in cui sta andando, non è quella che l'utente può cambiare come gli pare. Quindi in questo momento addirittura questa direzione non cambia mai, perché non abbiamo, in nessun momento non l'abbiamo cambiata. Però certo ci dovrà essere un momento in cui questa direzione va aggiornata. Cos'altro non ci piace? Guardate bene, siamo in entity. Sì, in questo momento se Curdir è settato male attraverso i muri. Però a questo punto è tutta una questione di come settare Curdir. Cioè lui quando raggiunge uno snodo gli darò una direzione che sarà una direzione tale da non attraversare i muri, quindi praticamente questo Curdir ha una grossa responsabilità, cioè questa è una direzione davvero fattibile, quindi è più una responsabilità di chi setta questo Curdir. Anzi, scriviamolo il metodo che setta la Curdir, cioè possiamo già predisporre un metodo che quando spero che mi compili. No, questi sono errori. Che cosa ho sbagliato? Non ho incluso le utils. Sì, non avevo incluso le utils. Ok. Cerchiamo di ricapitolare quello che succede. Allora, il Pac-Man si spona in un nodo che so qual è e va in un altro nodo che so qual è. Quindi gli ho settato, tra l'altro questo vale anche per il fantasmino, perché il fantasmino si spona anche lui in un nodo, per esempio questo, oppure questo, e anche lui ci avrà una direzione di default. Nel gioco originale Blinky va a sinistra e questi tre tizi vanno su e giù, quindi dirò a Blinky il tuo nodo prossimo sarà il sinistro di quello dove ti sponi e dirò a Inky, Pinky e Clyde il tuo nodo prossimo rispetto a dove ti sponi è quello che sta in alto. Quindi questa strategia di dire il nodo in cui ti sponi è il prossimo, te li assegno già da quando tu nasci, vale per tutte le entità e questo ci piace. Il problema è che quando un oggetto parte ha come proprietà il nodo prev da cui viene, quello di spawn, il nodo next, quello in cui sta andando, e la direzione in cui sta andando, curdir, quindi curdir del Pac-Man è sinistra, curdir di queste tre è destra, curdir di Blinky è sinistra. Quindi queste tre cose, prev, next e curdir, le sappiamo già quando si costruisce l'entità. Quando è che invece le cose possono cambiare? Quando è che node prev, node next e curdir possono cambiare? Durante un binario? In casi specifici sì, però lasciamoli a margine. In realtà cambiano quando si raggiunge un checkpoint. Quando si raggiunge un checkpoint, che bisogna fare? Beh, intanto il node prev, cioè il precedente, quello da cui vengo, diventa quello in cui sono, che sarebbe il nodo next, quindi devo fare questo primo swap.
node next uguale, no, node prev uguale node next, cioè adesso io sono nel nodo in cui stavo andando, quindi questo diventa il mio precedente. E il node next qual è però? Esattamente, il node next è determinato dalla direzione che il giocatore ha scelto, quindi next dir, oppure l'intelligenza artificiale ha scelto. E a quel punto il nodo next, lo posso dire, è il nodo che si trova sopra rispetto al nodo in cui mi trovo, se sopra è la direzione in cui sto andando. E siccome siamo nel vettore dei vicini, questo è il momento in cui possiamo dire se ci possiamo andare sopra. Questo è il momento in cui bisogna fare i controlli, ma ci posso andare sopra? Non ci posso andare sopra? E quindi il grosso del, diciamo, mantenere sui binari il Pac-Man sta in una funzione che viene invocata quando si raggiunge un checkpoint. E questa funzione, per esempio, la possiamo chiamare in memoria del nostro programmare ad eventi, la possiamo chiamare checkpoint reached. Privato perché, tra l'altro, anzi, virtuale assolutamente, perché potrebbe essere personalizzato nelle varie entità. Cioè, il cosa controllare, il cosa fare quando raggiungo un checkpoint, anzi, è molto probabile che Pac-Man e i fantasmini non facciano proprio la stessa cosa. I fantasmini chiederanno aiuto alla I, per esempio, i Pac-Man chiederà aiuto a nessuno, il giocatore è quello che determina il movimento, però entrambi magari fanno dei controlli su dove posso andare, quindi entity cpp dove sta, quindi questa è una funzione che noi ipotizziamo che venga chiamata da chi? Da qualcuno nel momento giusto, e quello lo risolviamo dopo. Quindi supponiamo che qualcuno chiami questa funzione proprio quando l'entità sta sul checkpoint, sta proprio là, proprio ci sta. Quindi è il momento di decidere dove andare. Quindi, come dicevo prima, l'abbiamo detto insieme, il prev è il next. Adesso il nodo in cui mi stavo andando, l'ho raggiunto, quindi diventa questo il mio nodo da cui provengo. Ci siamo? Su questo? E in che direzione devo andare? La direzione in cui devo andare è questa. Questa è quella in cui mi hanno detto che devo andare. Me l'ha detto il giocatore, se sono un Pac-Man. Me l'ha detto l'intelligenza artificiale, se sono un fantasmino. Ma non è detto che ci possa andare. Per qualche motivo uno mi sta trollando. E quindi devo controllare se ci posso andare. Come faccio a controllare? Intanto posso dire level instance, dammi, lo posso dire, mi servono i vicini, dammi i vicini di chi? Del nodo in cui adesso mi trovo. Il nodo in cui adesso mi trovo è uno qualunque di questi due. In questo momento mi trovo qui, sto partendo da qui, ok? Voglio il vicino che sta in next div. Però questo vicino non è detto che ci sia, perché se è meno 1 significa che non c'è. Non c'è perché magari c'è un muro o per qualche altro motivo, non c'è. Se non c'è non ci posso andare. Quindi se non c'è, minore di 0, quindi capito, non c'è, questo lo nascondiamo. Possiamo anche scriverlo. Check if direction is feasible, cioè se è fattibile, se ci si può andare, o available, quello che vi pare. Se non ci può andare, che dobbiamo fare? Questo è un comportamento però diverso rispetto a ragione. Il Pac-Man si deve fermare. I fantasmini no. Però in generale cerchiamo di, intanto il fatto di fermarsi o no ci fa intanto capire che ci manca un'altra cosa qui in entity. Non abbiamo mai detto che l'entità si sta muovendo oppure no. Cioè non abbiamo mai detto che si muove oppure no. Quindi manca un flag di tipo si sta muovendo o non si sta muovendo. Ragazzi, nei videogiochi è pieno di flag. Sta muovendo, sta volando, sta saltando, sta cadendo, sta sparando, sta morendo, eccetera, eccetera. È pieno di booleani. In particolare, in questo caso, si sta muovendo
Di default gli diciamo che tutti si muovono, di default tutti si muovono. Per esempio, in questo caso poi cerchiamo di capire come fare invece i fantasmini che in realtà non si bloccano, però per adesso, siccome abbiamo soltanto Pac-Man nella grafica, diciamo, guarda, non ti muovere più, non ti muovere, perché tu mi hai fatto andare in una direzione in cui non potevi andare. Siamo sicuri che sia la cosa giusta da fare? Guardate un po', immaginate una situazione in cui effettivamente io adesso dico di... Ecco, immaginate che lui sta raggiungendo questo checkpoint, forse si vede meglio quando vediamo il grafo. Spero che non mi dia errore perché stiamo scrivendo codice, ok, non me lo dà. Ci mette tanto a compilare perché cambiamo l'header di entity, quello viene ereditato da tutti. Allora, supponiamo che adesso noi stiamo in questo binario qui, giusto? Supponiamo di aver premuto sopra, quindi next dir è sopra. Raggiungiamo questo punto, chiediamo ci posso andare sopra? La risposta è no. È giusto fermare Pac-Man? Quindi non è vero che quando io non posso andare in un posto devo sempre fermare l'entità. Nei fantasmini sicuramente no, perché si muovono sempre. Ma anche Pac-Man. In generale, quando è che non ci si può muovere più? Cioè, quando è che io devo settare davvero il moving a false? Bravo. Cioè, quando, se nella direzione in cui sto andando, in curdir, non c'è più niente. Quindi, adesso... questo lo togliamo, questo ce lo copiamo, con questo però no per adesso, una cosa di questo tipo. Se... dicendo se la direzione che, se nella direzione in cui sta andando non c'è il nodo, allora muovi uguale forza. Se nella direzione in cui sta andando è questo, se nella direzione in cui sta andando non c'è un nodo, ti fermo. Questo invece ci serve solo per capire, beh, intanto vediamo se poi possiamo innestarle. Vediamo però, il nostro scopo è aggiornare node prev, node next e curdir, innanzitutto. Poi possiamo anche aggiornare moving, cioè noi, queste sono le proprietà dell'oggetto, e queste proprietà vanno tenute aggiornate a ogni frame del gioco, in particolare sicuramente quando si raggiungono i checkpoint, perché quello è il momento in cui queste cose possono cambiarlo. Un oggetto non si può fermare in un binario dentro, non si può fermare, non può cambiare la curdir dentro un binario. Pac-Man lo potrà fare, ma è un'eccezione. Non può cambiare node prev e node next dentro un binario. Pac-Man potrà swapparli al massimo, ma comunque è un'eccezione. Quindi dobbiamo innanzitutto aggiornare tutte le proprietà dell'oggetto, node prev, node next e eccetera. Quindi c'è if next direction is feasible. Lui dice qua, se non è feasible, che ci metto in node next? Che ci metto in node prev? Che ci metto... in node prev no, ce l'ho già messo, scusate. Che ci metto in node next? Che ci metto in curdir? Perché... devo aggiornare, node prev l'ho già fatto, node next e curdir. Beh ragazzi, scusate, ma se lui in quella direzione che il giocatore vuole andare, non ci può andare. Curdir rimane la stessa, quindi curdir non lo aggiorno. E allora quale sarà il next, se curdir rimane la stessa? Sarà, sarà il vicino... di curdir, sarà il vicino rispetto al nodo in cui mi trovo nella direzione in cui sto andando. Se non esiste, se invece io ci posso andare nella direzione nuova, se ci posso andare, allora devo dire che la nuova direzione è quella dove tu vuoi andare, perché te la do, è disponibile, e quindi questa riga di codice c'è lo stesso. Quindi se una riga sta sia nella if sia nell'else, allora questa sta fuori. Vi trovate? Quindi questo non ci serve, e quindi questo diventa maggiore o uguale di zero.
Adesso però ricapitoliamo. Se la direzione in cui qualcun altro mi ha detto di andare, ci si può andare, quindi maggiore o uguale di zero e vicino esiste, io cambio la direzione corrente. Altrimenti no. In ogni caso, il nodo prossimo in cui sto andando è quello che sta nella direzione corrente. Però seppure nella direzione corrente non ci posso andare, devo fermare la nostra entità. Check if current direction is feasible. Più o meno? Magari c'è un bug che non si vede, stiamo programmando, io non mi ricordo come si, veramente non mi ricordo come ho fatto l'anno scorso, io, non con gli studenti, perché non l'abbiamo fatto. Ditemi se c'è qualcosa che non vi convince, perché può essere che c'è un bug e sta lì, la cosa migliore è provare e vedere. Un bug? Beh sì, un grossissimo bug, ci sono tanti problemi qui in advance. Beh, il problema innanzitutto che io vedo è la velocità, per adesso lasciamo questa, però questo ci fa capire un'altra cosa, che qui c'è un'altra proprietà, che le proprietà degli oggetti sono di tipo stato, cioè che stai facendo, ti stai muovendo, e anche fisica, cioè qual è la tua velocità di moto, qual è la tua velocità, la tua accelerazione, sono proprietà fisiche, quelle cose che uno cambia nel file di testo, io mi ricordo di GTA del primo, anche di GTA 3 in realtà, e facevo sì che la macchina, anche la più scassata, aveva una grandissima accelerazione e velocità di punta. E altri parametri fisici, per esempio la tenuta di strada, l'altezza da suolo, eccetera. Ok? Quindi la velocità è un float, perché abbiamo detto che devono essere velocità precise, addirittura è un pochino più piccola quella di Fantasmini rispetto a Pac-Man, e questa la chiamiamo speed, per esempio. Speed in Pac-Man sarà quella del Pac-Man e nei fantasmini sarà quella dei fantasmini, quindi che ne so, qua dentro la velocità sarà quella dei fantasmini. Dove sta questa cosa dei fantasmini? Ghost speed, ci sta ghost, i parametri stanno nel config, ci sta la velocità dei fantasmini, speed ghost normal. Tra l'altro vi ricordate il discorso che abbiamo fatto prima? La velocità può cambiare durante il gioco, quindi è meglio che sia una variabile, una proprietà dell'oggetto, così la possiamo settare alla bisogna. Mentre speed del Pac-Man sarà la speed del Pac-Man, quindi setta attributes, anche qua, le proprietà del Pac-Man, speed Pac-Man sarà questa. Entity di suo dovrebbe settare una speed di default, ma in realtà la velocità è una cosa propria degli oggetti, quindi ogni oggetto dovrebbe sapere la sua. Bisogna stare un po' attenti, perché se adesso noi facciamo un terzo tipo di entity, che non è Ghost, non è Pac-Man, e ci dimentichiamo di settare la speed, lui non ha una speed di default, quindi per correttezza didattica è meglio dargli una speed di default. Per esempio, la speed di default è quella dei fantasmini, speed Ghost normal. Poi ognuno se la cambia come gli pare, ognuna delle sottoclassi. Quindi, innanzitutto, questo non è speed Pac-Man, ma è speed e basta. Ovviamente la velocità è sempre espressa in pixel, la velocità è espressa in pixel per frame, pixel per second, quindi deve essere divisa per il frame rate. E questo va bene, perché così se noi diminuiamo il frame rate, lui dovrebbe, cioè il gioco tutto dovrebbe rallentare, le animazioni, come abbiamo visto l'altra volta, è tutto funzione del frame rate. Altrimenti noi rallentiamo il frame rate, che in realtà è la velocità di gioco, e le cose continuano ad andare alla stessa velocità, con le stesse animazioni, ma a scatti, quindi è bruttissimo, si vede proprio ta, ta, ta. Invece noi dobbiamo proprio rallentare il motore di gioco, non fare un gioco a scatti. Bene. Quindi questo l'abbiamo risolto. Il fatto che noi stiamo dicendo se curdir è right vai a destra, perché è sbagliato? Alla fine abbiamo detto che curdir, noi ci occupiamo di aggiornarlo, di tenerlo presente. Però nel momento in cui noi andiamo a tenere destra, sinistra, in alto e in basso, cioè non segue solo Pac-Man per movimenti, ma anche fantasia. Però quando noi premiamo, il gioco cattura i key press,
E dice solo a Pacman di settare NextDir, perché questo è Pacman, ok? Non diciamo a tutte le entità di gioco di settare il NextDir. Quindi è una questione sempre di responsabilità. Chi è che ha la responsabilità di dire a Pacman dove andare? Il giocatore, quindi il gioco. Chi ha la responsabilità di dire ai fantasmini dove andare? L'intelligenza artificiale, la dovremo fare un giorno, quindi ci sarà qualcuno che dirà a fantasmino vai dove devi andare. Però sono d'accordo che questo non basta, questo advance così, perché abbiamo detto che noi dobbiamo fare qualcosa quando raggiungiamo il nodo. E chi è che si deve accorgere quando raggiungiamo il nodo? L'unico metodo che si può accorgere di aver raggiunto un nodo è il metodo che si occupa dello spostamento spaziale, del movimento. Quindi advance dovrebbe dire if nodo raggiunto, ora vediamo come farlo, if nodo raggiunto, checkpoint reached. Questo checkpoint reached farà sì che verranno modificate tutte le proprietà dell'oggetto in funzione del grafo, così che poi il successivo movimento sia coerente col grafo. Quindi qua si vede che il movimento è scriptato, perché il movimento è un movimento standard di qualunque gioco che dice vai in una direzione e ci vai. Però c'è in realtà un metodo che si occupa di tenere aggiornati le variabili di movimento per far sì che rimanga tutto su un binario. E come faccio a dire if nodo raggiunto? Innanzitutto quale nodo? Devo controllare di aver raggiunto. Il nodo next. Quindi if nodo next uguale uguale a che però? Come faccio a dire di aver raggiunto? Beh, se io dico this pos, questo mi dà la posizione, questo mi dà il punto in cui si trova. Node next mi dà l'indice del nodo, però io ho un vettore di nodi con i punti, quindi posso chiedere dove si trova sto node next, il punto proprio spaziale. Basta dire level instance get nodes, nodes semplicemente, dammi tutti i nodi, il vettore di punti. Mi interessa in particolare il punto che si trova, le coordinate del node next, e confronto queste coordinate con this pos, che in realtà this è soltanto un rafforzamento, serve solo per farvi capire che questa è la posizione corrente. Ma secondo me questa cosa funziona? Immaginate, ricordatevi il sistema di coordinate. Qual è il sistema di coordinate? Il nodo sta al centro, la posizione dell'oggetto sta in alto a sinistra. Quindi questo uguale uguale sta confrontando il punto del nodo che sta al centro con la coordinata in alto a sinistra dell'oggetto. Non sarà mai uguale, eh? Si devo spostare, devo fare uno spostamento, quindi più devo fare uno spostamento. Oppure, l'altra volta questa cosa l'avevamo cercata di risolvere da qualche parte, servirebbe un metodo di utilità che mi dice qual è la posizione centrale di questa entità. Per esempio questa cosa qui, questo serve una cosa di questo tipo. Però siccome è comune a tutte, potrei fare una cosa del tipo un getter di, diciamo, di utilità qpoint center pos return qpoint texture stand. Certo, lui non ha le texture. Perché non ha le texture? Perché l'abbiamo messo nel Pacman. Ma, beh no, aspetti, non serve. Basta chiedergli proprio qual è la texture attuale. Pixmap, mi pare, Pixmap. Pixmap. This c'ha sicuramente una Pixmap. Ecco qua, Pixmap. Cioè, questa è la texture attuale. Texture attuale, larghezza diviso 2. Texture attuale, altezza diviso 2. Questo è il center pos. In realtà questo si poteva mettere anche più sopra, anche in object si poteva mettere, perché anche object è una texture. Quindi, se potrebbe essere utile metterlo in object, perché ce l'hanno tutti questa proprietà del center position. L'altra volta non so perché ci siamo impappinati, abbiamo provato a farlo ma non ci siamo riusciti, ma in realtà la soluzione era questa, cioè... Io sono un graphics pixmap item, quindi ho la texture. E quindi ecco, questa è la mia posizione centrale rispetto alla mia texture attuale. A questo punto, qui non gli diciamo pos e basta, ma gli diciamo anche, anzi, diciamo proprio la center position.
Quindi confronto la posizione centrale della texture con la posizione del nodo e quando lo trovo io lo raggiungo e quindi magari sarebbe anche carino metterci una stampa qui per vedere cosa sta succedendo. Reached node, che ne so, reached node, node next. Proviamo? Ha cambiato object.h, quindi sta ricompilando tutto il gioco. Ok, piano, rallento il frame rate e parto, speriamo. Ho partito? Ho rallentato troppo? Ah, non si muove proprio. Non si muove proprio, potrebbe essere un bug, anzi, probabilmente un bug. Parto? Oh, io sono partito ma non si muove, proprio non... Non si muove proprio. Perché non si muove proprio? Stampe non ne ho viste. Il moving è settato a true, il moving di tutti. Quindi perché mai non si muove proprio? Curdir uguale right. Curdir. Però curdir uguale a non. Lui nell'advance dice la direzione è destra, sopra, giù, sinistra, se non è nessuna di queste quattro io non lo sposto l'oggetto, quindi mi viene da pensare che il nostro Pac-Man, o meglio sì, il nostro Pac-Man non abbia settato il curdir, infatti non l'ha settato. Il nostro Pac-Man di default va a sinistra, la dir di default. Però il next dir, ma non il curdir. Sì, effettivamente ha ragione. Se noi settiamo il curdir, il next dir possiamo anche non settarlo, perché sta direttamente nell'oggetto. Vabbè, tanto vediamo che succede. Rallento e parto. Pronti? Via. Nessuna stampa. Poco bene. Ovviamente questo se ne va dove gli pare. Ne va proprio, anzi, non risponde nemmeno ai comandi. Non risponde ai comandi. Non mi piacciono tante cose. È chiaro che questa cosa non sta funzionando, non è facile, però il ragionamento più o meno l'abbiamo fatto. Vediamo dove abbiamo sbagliato. Intanto mi viene da pensare che se noi non abbiamo mai visto questa stampa, perché non l'abbiamo mai vista, reached node, lui questa if non l'ha mai di fatto verificata. E quindi il bug sta qua dentro. Per forza di cose, per qualche motivo, il bug sta qua dentro. Intanto mi chiedo, il Pac-Man ha invocato l'advance della superclasse, quindi sì, altrimenti era ovvio che non funzionasse. Abbiamo sbagliato a scrivere center post? O abbiamo sbagliato il ragionamento? Node next. Node next gliel'abbiamo settato, che è node next? Il primo node next gliel'abbiamo detto, perché node next qua è meno 1. Attenzione. Però io mi ricordo che nel Pac-Man, certo, nel costruttore, gli abbiamo detto che node next è il sinistro di spawn node. E il sinistro di spawn node esiste per forza. Quando uno, ragazzi, non sa più che pesci pigliare, inizia a mettere delle stampe. Quindi nell'advance dice chi è node next e chi è center post. Il fatto che cambia di continuo node e node next nel momento in cui raggiunge il checkpoint. Ma non l'ha mai raggiunto, proprio perché non è mai stata fatta la stampa, quindi non l'ha mai, secondo lui non l'ha mai raggiunto. Quindi il problema è che questa if è sempre falsa per adesso, è questo che ci dà fastidio. Può essere pure che abbiamo cannato magari di un pixel a center post, perché magari i nodi erano dei rettangoli di 2x2 pixel. Può essere che ragazzi davvero manca un pixel per dire l'hai beccato. Quindi la cosa migliore da fare è stampare proprio le coordinate. Il Pac-Man parte un pixel sotto
Per quello sto dicendo, può essere che la cosa migliore da fare, ragazzi, qua stampiamo la coordinata di sto punto e la coordinata di sto punto e vediamo se sono simili. Se sono simili e gli manca un pixel, è perché appunto è questo ragionamento. Se invece sono due cose completamente diverse, significa che abbiamo proprio cannato di grosso. Vediamo dove abbiamo cannato. Però sicuramente, siccome non abbiamo mai fatto questa stampa, non siamo mai entrati in questa funzione, quindi non siamo mai praticamente entrati dentro questa if. L'unica paura è che questa if sta dentro l'advance che viene invocato sempre da tutte le entità del gioco. Non vorrei che pure le palline si mettano a stampare le loro schifezze. Le palline però non sono entity. Il ghost c'è il ghost in realtà. Quindi, beh, intanto diciamo il nome dell'entità. Così distinguiamo Pacman da tizio. Has node next. Uguale tizio and center post. Uguale i center post sono sì, sono un punto, quindi di sono due interi. Ok, quindi node next è node next. Center post, certo è brutto chiamarlo due volte per dargli per chiedergli le coordinate, però vabbè, è soltanto un debug questo. Sì, in realtà inizia proprio la point, vabbè, faccio prima point next point. Quindi questo effettivamente node next pure devo dire coppia di punti, coppia di coordinate, node next, quindi next point punto x, next point punto y, centerpost.x, centerpost.y, quindi sto confrontando appunto le due posizioni e vediamo che accadrà. Ci saranno un sacco di stampe, rallente frame rate 60 frame al secondo, sono adesso a 30, 15, 7 frame al secondo, 3,5 frame al secondo e parto. Pausa, perché già ho passato un checkpoint. Allora, Pacman has Blinky, vabbè, Blinky non ce l'ha perché sì, Blinky non gli abbiamo settato il node next, è meno uno, quindi lui poteva anche crashare addirittura perché lui sta accedendo ad un vettore con meno uno. Non è crashato per fortuna, però poteva crashare, vabbè, è quello che è. Pacman has node next 99.187 center post 6.6. È il center post sbagliato perché nel center post ho calcolato diviso 2, ma non ho calcolato la posizione in cui si trova. Molto banalmente, in object, la posizione in cui si trova è post più lo spiazzamento, non lo spiazzamento e basta. Che vuoi? Sì, vabbè, ti dà fastidio il fatto che stai convertendo. Se faccio così va bene? Non va bene, non va bene ovviamente, perché non c'è il convertitore. E vabbè, allora facciamo così. Così è precisissima la center post. Anche se bisogna stare attenti, perché se facciamo così, poi siamo. No, preferisco fare un QPoint. Le coordinate nello spazio preferisco farle così. Post.x, post.y. Ok. Bene. Riproviamo. Un errore, diciamo, di distrazione, cioè è ovvio che la posizione centrale di un oggetto deve essere lo spiazzamento più la posizione di quell'oggetto stesso. Quindi 1, 2, 3, 4, rallento e parto. Reached node. E quindi ha funzionato, vedete? Pacman has non next quest, center post 187, poi a un certo punto lo raggiunge, entra nel recent node e a questo punto lui dovrebbe cambiare il node next. L'ha cambiato e l'ha cambiato, quindi chi lo sa, se vado avanti e io premo giù, andrà giù senza deragliare? Ho premuto giù. Oh,
Allora possiamo andare più veloce? Si bloccherà? Ah, è deragliato. È deragliato. Perché è deragliato? Vediamo se vediamo il momento in cui deraglia. Io me l'aspettavo che deragliasse. Qual è il momento in cui deraglia? Allora, Pac-Man has not next bla bla bla, ecco, sei molto bello. Poi Pac-Man has not next, si è invalidato il not next. Ma noi abbiamo detto che non lo può fare, vediamo un po'. Node next è uguale nella direzione in cui sta andando. Hai ragione, può essere che non ce l'hai quella direzione in cui sta andando. E se non ce l'hai, ti devi fermare, però. Gli abbiamo detto, fermati. Perché non si è fermato? Perché non si è fermato? Ah, non gli abbiamo mai detto di fermarsi. Cioè, non gli abbiamo mai detto questo. Proviamo, però stava iniziando a funzionare, qualche cosa stava funzionando. Rallento, faccio vedere il grafo e parto, vado giù, lui va giù, vediamo che si blocchi, si è bloccato, l'animazione continua e non va bene. Vabbè, nel metodo animate noi diremo che se sta fermo non ti deve manco animare, però quello si risolve facilmente. Adesso provo ad andare a destra. Non va, vado a sinistra, non va, vado giù, non va, vado su, non va, non si muove più da qua, sto coso, non si muove più. Tra l'altro il node next è invalidato, perché è vero che abbiamo detto, ha ragione lei che c'è un bug, perché è vero che gli abbiamo detto di non muoversi, però intanto il node next l'abbiamo invalidato, quindi che significa che anche quando io gli dico di muoversi, quando gli dirò di muoversi, lui comunque il node next se lo mette nel node prev, e il node prev ci prova ad accedere, è sbarellato. Quindi c'è un bug, e ha ragione il vostro collega, cioè tu non puoi mettere il node next meno uno perché non ci può andare, perché comunque questo node next poi nelle successive iterazioni te lo metti in node prev e tenti di accedere per capire dove poter andare. Però ragazzi, pensiamo da un punto di vista proprio logico, se Pac-Man è fermo, i suoi node next e node prev che dovrebbero essere? Uguali. È fermo, per definizione si sta muovendo in un binario di dimensione zero. Quindi è sbagliato dire che se lui non può andare oltre, ovvero si ferma, il suo node next è invalido. Sarebbe molto meglio dire che il suo node next è uguale a node prev. Quindi se non ci puoi andare in curdir, il tuo node next diventa quello in cui, da cui provieni, cioè sei bloccato, in questo senso. Speriamo che questo risolva. Rallento, faccio del debug e parto. Vado giù, mi fermerò perché questo abbiamo detto che funziona, vado a destra. Ah, ci ha provato ad andare a destra, poveretto, però si è bloccato. Però ci ha provato, è sempre stato invalidato node next, è stato invalidato, no, Pac-Man has node next, ce l'ha node next Pac-Man, non è invalidato. Infatti ragazzi, a me sta cosa di blink mi danno fastidio, questi blinky tantissimo, fatemi togliere blinky per adesso, è inutile che vediamo le stampe di una cosa che non si vede e che non stiamo gestendo. Dove sta i blinky qua? La creazione del fantasmino da qualche parte, eccolo qua. No, per favore no. Vabbè, comunque qualcosa ovviamente non va bene. Proviamo più o meno. Si blocca negli angoli. Provo a riandare giù, vediamo che succede. Vediamo il rallentatore. Raggiungi un checkpoint, poi raggiungi un checkpoint, prova ad andare a destra e ci va, provo ad andare, adesso non provo ad andare giù, quindi lui si ferma, provo ad andare giù adesso e non ci va. Quindi quando lui va a sbattere contro un muro e la direzione next è feasible, lui ci va, non si blocca.
Se invece non gli dico niente, lui si blocca, quindi c'è un... vediamo che succede. Allora, il problema è avvenuto qui. Pac-Man ha raggiunto il nodo 9, che dovrebbe essere appunto 99211, dovrebbe essere questo. Infatti 99235 è quello più sotto. Il livello è grande, 240, quindi è questo, questo, questo qui è il nodo giù, e questo qui è il 9211. Quindi quando lui si è trovato che ci corrispondeva perfettamente, ha detto, forse dovevo stampare altre cose, poi lui dice che il next è questo, sì, va bene che il next è quello, perché non è partito? Perché non è andato giù? Quindi il next lo setta bene, però non parte, non... se noi diciamo moving false, da qualche parte gli dobbiamo dire true, non possiamo solo dire false e poi dimenticarci che quello è stato settato a false. Quindi se la direzione corrente è feasible, cioè else rispetto a questo, dobbiamo ripristinare il moving uguale a true. Quindi in realtà era tutto giusto, solamente che non lo stavamo sbloccando sto povero Pac-Man. E allora, vediamo. Wow. Può non fare niente. Non male. Non provo nemmeno il teletrasporto, succederà, non so che succede, però, ragazzi, a me sembra che ottimo. Boh, potrebbe pure esserci un bug, però non si sta innescando mai. Quindi wow. Apparentemente wow, eh. Io so che c'è un problema, però non si vede in questo momento. Volete provare il teletrasporto? Entrare nella casetta? Certo che c'entra, perché no? Entra, nessuno gli ha mai detto di non entrarci, però non si può fare. Però è bello che non si blocca, non crasha, ragazzi, funziona. Posso anche togliere il... Non ho idea di quello che accadrà, sinceramente, ci proviamo. Ne va. Una cosa però dobbiamo permettergliela: il Pac-Man ha la possibilità di invertire la direzione, e dobbiamo dare questa possibilità perché Pac-Man è speciale rispetto agli altri. Questa specialità nella programmazione oggetti si modella con l'override del metodo. Quindi facciamo un override del metodo checkpoint reached. Ce lo personalizziamo, però che significa personalizzarlo? Non significa riscrivere tutto quel codice, sarebbe da pazzi, ma significa aggiungere un comportamento in più. Significa per esempio, dobbiamo capire se dobbiamo chiamarlo prima o dopo il checkpoint reached, però dobbiamo chiamarlo perché quello fa un sacco di roba, il checkpoint reached della class entity. Dobbiamo dirgli che se lui vuole invertire la direzione, in qualunque momento lo può fare. Qualunque. Ora, la mia domanda è, come si esplica l'inversione? Beh, l'abbiamo detto prima, node next e node previ si devono swappare. Quindi, non posso fare questo, devo fare un salvataggio temporaneo, int temp. Lo swap avviene così, node next, adesso node next ci metto node prev e in node prev ci metto temp. Mi va bene sta cosa, ho fatto lo swap di se l'ho fatto bene, salvo node next, ci metto node prev e node prev ci metto quello che prima era node next. Non basta, ma devo anche dire che la direzione corrente non è quella, è quella inversa rispetto a quella attuale, cioè ci dovrebbe essere un metodo di utilità nella classe in utils che inverte la direzione. Quindi questo inverte la direzione corrente e... Beh no, aspettate, perché inverte la direzione corrente? Questa cosa va fatta... Ah, non è nemmeno detto che vada fatta qui, effettivamente. Quando è che bisogna invertire la direzione? Sì. Ho sbagliato. Beh, questo ce lo teniamo questo comportamento speciale, che ne so, magari ci può servire dopo. In questo momento sto soltanto utilizzando il checkpoint reached. Qual è la cosa speciale invece? Non è il checkpoint reached che è speciale, ma dove sta l'entity.h?
È il set new deer che è speciale. Dove stai? Set entity. Quando diciamo set next deer, lui di default la piglia e basta. Ma se è il Pac-Man e se questa next deer è l'inverso di quella in cui sta andando, lui deve invertire subito. In realtà si può fare anche qui, cioè dipende tutto da dove decidiamo noi che avvenga. O facciamo un override del set next deer e diciamo che se la direzione che l'utente desidera è l'inversa di quella attualmente selezionata, lui l'inversione la fa subito. Oppure in checkpoint reached no, però qui in advance potrebbe dire una cosa del tipo if next dir uguale inverse di cur dir, cioè se l'utente ha selezionato la direzione tu ti stai muovendo, sei in advance, quindi ti stai muovendo, in generale ti stai muovendo, se l'utente ha selezionato una direzione inversa rispetto a quella in cui si sta muovendo, io te lo faccio fare subito questa inversione e poi le cose vanno come per ok, per entity eccetera. L'unica cosa, next dir lo dobbiamo aggiornare, next dir no, perché abbiamo appena già di fatto è aggiornato, perché se adesso invertiamo cur dir, anzi tra l'altro basta dire praticamente così, adesso next dir e cur dir sono allineati, quindi non c'è bisogno di aggiornare nient'altro, ho invertito la direzione. Quindi dovrei vedere adesso Pac-Man che in qualunque momento, solo Pac-Man, perché c'ha l'override di advance, solo Pac-Man può fare quello che gli pare, dentro un binario può invertire la direzione. E un po', sì, lo può fare, ma del resto nel gioco originale lo può fare, lui. Ok, è resistente a stress test. Mi pare, ragazzi, che veramente siamo a un ottimo, un buon punto. Un buon punto. Vedete, prima vi ho accennato al fatto che in realtà c'è un bug che non si vede. Come facciamo a vedere che c'è un bug? Provo ad aumentare il frame rate. Adesso il gioco è più veloce. Resistente, devo dire resistente. Sta funzionando ancora. Adesso torno indietro perché può tornare indietro. Per innescare questo bug, forse possiamo anche lasciarlo, perché in realtà questo bug si vede solo se la velocità del Pac-Man è 60. Ora, che significa che 60? Ragazzi, quello che succede è questo. Mi dispiace partire dal bug e non dal bug innescato, cioè farvelo vedere l'effetto, però vi invito a ragionare su una cosa. Vabbè, ormai questo ce lo siamo, questa stampa ce la possiamo per un altro commentare. Addirittura fatto casino. Questo uguale non vi pare un po' troppo forte? Cioè, noi confrontiamo la posizione centrale del Pac-Man con il nodo. Cioè, ragazzi, se siamo sul nodo, come sto cercando di... Supponiamo che Pac-Man si sta muovendo ad una certa velocità, ok? Fatemi zoomare. Supponiamo che Pac-Man si sta muovendo con una certa velocità, quindi un certo incremento. In questo momento, ragazzi, coincidenza vuole che Pac-Man si muova a 60 pixel al secondo e il frame rate sia 60 frame al secondo.
Quindi a quale velocità si sta muovendo Pac-Man? A 1. Quindi Pac-Man si muove su questa griglia avanzando di 1 alla volta. Avanzando di 1 alla volta, è ovvio che prima o poi lui rispetti la condizione di, a un certo punto, trova proprio che il checkpoint sta proprio lì. Se avanza di 1 alla volta, prima o poi becca il checkpoint. E se invece non fosse 1, se fosse 1,2? Ovvero, detto in altri termini, se la direzione del il Pac-Man non andasse alla velocità del Pac-Man, ma alla velocità dei fantasmini, quindi questa cosa sarebbe accaduta se avessimo messo adesso il fantasmino, se andasse alla velocità del fantasmino, e lui va a 57 pixel al secondo, non è detto che tocchi il checkpoint. E se non tocca il checkpoint, che succede? Deraglia, va a quello successivo. Non è detto che avvenga, è una questione di probabilità, di precisione. Non sta avvenendo? Sta avvenendo mai? Diciamo che noi abbiamo fatto un'operazione involontariamente, abbiamo fatto un'operazione abbastanza furba. Cioè, fatemi intanto raddoppiare il frame rate. Niente, non avviene, non viene innescato. Perché non viene innescato, ragazzi? Perché nel nostro object, qui noi abbiamo fatto una scelta che io l'ho fatta a cuor leggero, ma questa scelta potrebbe involontariamente aver, se non dico corretto il bug di cui sto parlando, se non altro offuscato il bug, cioè resolo molto più raro. Esattamente, cioè nel momento in cui facciamo un'approssimazione per interi, stiamo praticamente dicendo che quando il Pac-Man non sta esattamente sul checkpoint, ok? Ci sta un po' dopo, un po' prima. Avendo fatto questa approssimazione per interi, è come se io in quel momento lo rilevo lo stesso. Cioè, è come se rilevassi un intorno del checkpoint. Anche se ci sta un po' prima e un po' dopo, lui lo rileva perché lo approssima. Tra l'altro questa è un'approssimazione fatta per parte intera inferiore, che non fa niente, perché comunque significa che lui prima o poi lo becca. Approssimandolo per intero, prima o poi il checkpoint lo becca. Quindi ragazzi, abbiamo risolto il bug. Sto cominciando a pensare che l'anno scorso, io, ma anche perché ne parlavo con gli studenti e poi l'ho implementato anche io, ce ne uscimmo con una soluzione del tipo dentro Entity, alla fine di Advance, devi fare una sorta di correzione del moto. Cioè che se tu stai in un intorno del checkpoint, ti teletrasporto sul checkpoint. Però è una cosa che avviene entro pochissimi pixel in un frame, quindi l'utente, il giocatore, non se ne accorge. Però questo farà sì che, teletrasportando l'entità sul checkpoint, se sta un po' dopo, un po' prima, nell'iterazione successiva lui entrerà in checkpoint reached. Cioè la chiamavamo correzione del movimento. Ma questa correzione del movimento, oggi, noi l'abbiamo praticamente risolta facendo una trasformazione delle coordinate float dell'oggetto che si muove in coordinate intere. Cioè il fatto che questo sia un Q-point, non un Q-point F, fa sì che la sua coordinata venga trasformata in intero. Quindi dovrebbe, dipende dalla velocità. Penso che se Pac-Man andasse a due volte la velocità del... Se va a 2 pixel e non a 1, comunque questo problema credo che si verifica. L'unico modo è appunto di raddoppiargli la velocità. Quindi per farlo deragliare, io sono deraglierà, ragazzi, però è carino che oggi abbiamo quasi risolto il bug. Per esempio faccio Pac-Man per 2, Pac-Man speed Pac-Man per 2. Adesso, anche se noi abbiamo fatto la conversione in numeri interi, lui si muove non più di un pixel alla volta, ma di 2 pixel alla volta. Quindi potrebbe essere che muovendosi di 2, un attimo prima sta in checkpoint meno 1, l'attimo dopo sta in checkpoint più 1 e quindi non lo becca mai il checkpoint. Però in realtà anche così potrebbe funzionare, perché se lui si muove di 2 alla volta e i checkpoint stanno tutti in posizioni pari, lo stesso continuerà a funzionare, però è difficile che siano tutti in posizioni pari. Sì, ora chiedo, voglio farlo deragliare. Però non si muove, perché non si sta muovendo la velocità doppia, dove ho sbagliato? Sto in Entity, scusate. Ok, sto in Entity. Devo farlo in Pac-Man.
Pac-Man si muove adesso ad una velocità doppia. Sì, ho fatto due punti in vigo, non fa niente. Un graia sto coso. Che bozzino. Siamo stati così fortunati che i checkpoint stanno tutti in posizioni... Fica. Non graia. Nel Pac-Man originale il Pac-Man si vede che taglia la strada, invece di andare prima sul checkpoint e poi girare. Nel video che ci ha fatto... Sì, c'è una sorta di... Sì, c'è qualcosa. Girare sul punto... Sì. Se deraglia per un secondo. Sì, è vero, deraglia per un secondo. Ma questo fa capire che forse anche lì c'è la correzione del moto, cioè per un attimo lo facciamo deragliare, rileviamo il deragliamento, lo rimettiamo sul binario. Infatti è così che abbiamo fatto con i ragazzi l'anno scorso. Però quest'anno io ho fatto questa scelta di convertirlo in Q-Point e mi sembra di averlo risolto sto bug. Devo capire perché. Perché a me risulta che se lui si muove di due in due, a meno che davvero siamo stati così fortunati che i checkpoint stanno in multipli di due, ma non penso proprio che stanno in multipli di tre, non ci credo proprio. Devo farlo deragliare sto coso, ragazzi. Mannaggia. È deragliato. Ok, quindi... Ok. Quindi, ragazzi, questi checkpoint stanno in multipli di due. Com'è possibile? È possibile, perché è una griglia regolare quella del Pac-Man. Evidentemente stanno in multipli di due. Basterebbe stampare tutti i nodi. Probabilmente stanno... Che ne so, ragazzi, se volete li stampiamo, perché dobbiamo comunque risolvere questo mistero. Visto che ci hanno soltanto numeri di stati, considerando che parte da zero si possono considerare come un quindi stanno in posizione. Ok, vediamo se tutti i punti stanno in posizioni che sono tutte coerenti. Quindi load, dove stanno i punti? Stanno qua, quando leggo i nodi nel stanno qui tutti i nodi, extract nodes, perfetto. Roto NN in nodes stampa le coordinate di questi nodi, quindi n.x n.y. Vediamoci questo cruccio, però è carino perché, ripeto, uno magari non ci fa caso e dice che il gioco funziona, poi cambia la velocità del gioco e ha ragione, sono tutti dispari. E siccome quello parte in posizioni dispari, è come se, cioè, l'incremento di 2 fa sì che lui si trova sempre in posizioni dispari, il Pac-Man. L'incremento di 1 ovviamente funziona sempre, perché se ti muovi di 1 prima o poi lo becchi il checkpoint, ma se ti muovi di 2 pure lo becchi il checkpoint, perché tu parti da dispari, i checkpoint stanno a dispari, quindi sempre numeri dispari. E quindi è stato proprio un caso fortunatissimo. Se invece ci muoviamo di 2,5, non basta... Basta anche solo muoversi di 1,5, non serve muoversi per forza di cose di 3. Comunque abbiamo visto che deraglia, eh? Abbiamo già visto in realtà questo. Quindi se lui si muove di 1,5, quindi di una velocità, diciamo, più 50% di Pac-Man, dovrebbe sbagliare. Cioè ci sono, il ragionamento, ragazzi, è che ci sono delle velocità che fanno deragliare l'entità, e questo non è bello, non ci piace, ecco, è successo, vedete, quindi non bisogna andare per forza a 3, basta andare ad una velocità che non sia poi multiplo dei checkpoint. Quindi mi viene da dire che la correzione bisogna farla, perché allora che si fa? Uno cambia i parametri fisici del gioco e deraglia, significa che il gioco ha una logica che la logica di gioco non è robusta. Il motore di gioco ha un bug. Noi quando diamo un motore di gioco, se chi fa il motore di gioco Unreal e lo dà, la compagnia lo vende agli sviluppatori, non è che può avere il bug. Se qualcuno cambia la fisica, il motore schioppa, il motore deve funzionare, e quello che noi stiamo facendo è un motore di gioco, quindi questo che stiamo facendo è un motore di movimento di gioco, quindi dobbiamo fare una correzione. La correzione non in Pac-Man in generale la dobbiamo fare qui. Quindi che tipo di correzione dobbiamo fare? Se una volta che ti sei mosso, dov'è che ci dobbiamo accorgere
di aver fatto una correzione, ragazzi. Cioè, dov'è che ci dobbiamo... Dov'è, quando ci accorgiamo che è necessaria una correzione? Prendiamo di nuovo la mappa dei nodi. Supponiamo che Pac-Man si stia muovendo tra questo nodo e questo nodo, verso destra. Il deragliamento può avvenire solo in una direzione, giusto? Nella direzione di movimento. Quindi noi come ci accorgiamo che è deragliato? Perché nell'andare verso destra ha superato quello che è il suo nodo next. Viceversa, se andava a sinistra, nell'andare a sinistra ha superato il suo nodo next e andare sopra e andare sotto. Quindi noi definiamo deragliamento l'aver superato nella direzione di movimento il nodo in cui stai andando. E se l'hai superato, noi che facciamo? Lo teletrasportiamo sul checkpoint. A quel punto, qualunque sia la velocità del Pac-Man, possa essere pure 10 miliardi, quello lo teletrasporta di nuovo sul checkpoint, perché se va oltre, lo ripiazza sul checkpoint. Quindi come facciamo a dire questo? Quindi ci vuole il fix. Vedete come siamo stati... Cioè, aver fatto quella scelta del Q-Point ha mascherato un bug, che però c'è, e per trovarlo abbiamo dovuto fare tutti questi tentativi e ragionare sui multipli. Vedete come... Ora capite i videogiochi quanto sono complessi? Magari un bug c'è, però ce ne si accorge in post-produzione, quando ormai è stato già il gioco... E poi ci sono le patch, ecco perché ci sono le patch. Oggi un po' meno, però una volta andavano tantissimo, cioè i giochi venivano rilasciati quasi, in alcuni casi veramente difficilmente giocabili, tanto poi c'erano le patch, gli utenti, i giocatori si scaricavano le patch proprio 1, 2, 3.0, 4.0, 10.000, sono famosi queste situazioni. Quindi correct movement, oppure detect deragliamento, come si dice deragliamento? Deragliamento in inglese, derailment molto molto proprio, certo non è molto professionale dire deragliamento, non abbiamo mai detto che quelli sono dei binari, però per noi insomma lo sono. Quindi se lui sta andando a destra, sta andando Kurdir e ha superato la coordinata destra del suo nodo, come si dice hai superato? Hai superato, cioè la tua posizione è nella coordinata X è maggiore, non uguale, perché se fosse uguale significa che ci stai proprio sopra, e allora dovrebbe essere scattato il checkpoint reset. Hai superato il tuo node next. Questo. Tra l'altro, permettetemi di dire che non è carino dire ogni volta level instance nodes, tanto vale farlo una volta sola e dire, che ne so, auto e nodes uguale level instance nodes, cioè mi crea un riferimento di tipo me ne frega uguale, un vettore di no, in advance non l'abbiamo già fatto, siamo un entity, l'entità non ha un riferimento ai nodi, ogni volta lo chiede a level instance, quindi stavo confondendo con quello che ha commentato. Sì, forse l'avevamo fatto prima. Quindi, ok, questo e poi questo, così il codice è anche un po' più leggibile, se no veramente. Se è maggiore di questo, punto X, ovviamente. Se è maggiore, che devo fare? Ma in realtà... Sì, devo fare... devo fare lo spiazzamento, attenzione perché rischio che per metterlo sopra lo faccio deragliare io appositamente, quindi devo fare set x in realtà non dovrei fare un set x se faccio così non considero lo spiazzamento e quindi lui si teletrasporta di metà sopra il checkpoint, questo non va bene. Anzi, mi fa pensare che non raggiunge mai il checkpoint. Vogliamo vedere che succede, giusto per vedere l'effetto. Quello che dovrebbe succedere è che lo teletrasporto di un po' più a sinistra, lui va al checkpoint, lo risupera, lo trasporto a sinistra e rimbalza sempre. No, deve però deragliare, certo, non sempre deraglia lui. Vabbè, non succede perché verso destra non l'ho fatto deragliare. Comunque, il concetto è...
Tra l'altro cerchiamo di indurre il deragliamento sempre. Sempre mi pare che con tre lui deraglia molto spesso. Giusto? Mi ricordo che deraglia molto spesso con tre. Quindi, se tra l'altro se deraglia, magari faccio anche una stampa per far capire che insomma è deragliato. Tolgo tutte le altre stampe che mi danno checkpoint, questo lo lascio. E qua faccio printf detected write derailment. Così faccio vedere a schermo che sta succedendo qualcosa. Questo lo devo teletrasportare, quindi e quindi gli devo sottrarre le coordinate. Gli devo sottrarre la larghezza di ISO 2, altezza di ISO 2, non vedo altra soluzione. Pixmap width di ISO 2, pixmap height di ISO 2. Beh, devo. Non gli piace questa cosa? AX, effettivamente sì, devo. Ok, devo soltanto fare questo. Pixmap width diviso 2. Ok, proviamo a farlo per tutte le direzioni. In maniera mutuamente esclusiva, non può avvenire entrambe le cose. Quindi se stai andando a sinistra, quindi significa che la coordinata x è minore di stanno a sinistra. Devi comunque però fare questo teletrasporto. Ti teletrasporto nel nodo next. Ma è sempre, il teletrasporto è sempre uguale. Cioè, dove sta lui? O si deve mettere in entrambi i casi più o in entrambi i casi meno. Fatemi ragionare. Io gli dico di mettersi sulla x. E no, devo andare a sinistra. In entrambi i casi. Cioè, c'è uno spiazzamento positivo, quindi diventa negativo nel verso opposto dell'asse. E col segno meno in entrambi i casi perché è sempre un teletrasporto, non dipende dal fatto che sta andando a destra o a sinistra. Invece questo è importante, il segno. Cioè stavi andando a sinistra e hai superato a sinistra il tuo nodo di direzione. Oppure stavi andando su e hai superato verticalmente, quindi direzione opposta al positivo, quindi negativo. Quindi hai superato verticalmente il tuo nodo e quindi questo è up derailment, questo è y e questo è height. E questo è down con segno di maggiore e questo è down. Oh, non è detto che sia giusto, il ragionamento insomma più o meno l'abbiamo fatto, vediamo se non dovrebbe mai deragliare nemmeno con 3. Abbiamo settato la velocità tripla. Io non mi ricordo se deragliava sempre. Adesso proviamo a togliere. Là là, è successo. sono successe un po' di cose. Beh, intanto possiamo rallentare il gioco. Tanto il rallentamento non ha a che fare col deragliamento. Comunque avviene il deragliamento, anche se. Allora, lui dice che il deragliamento non l'ha mai in questo momento trovato. L'ha trovato e l'ha corretto, vedete? C'è stato un detected left derailment. C'era un right derailment e l'ha corretto, quindi in questo momento sta correggendo i deragliamenti che ci sono, eh? Ce ne sono non sempre, ma spesso e volentieri ci sono. Sì, i deragliamenti possono venire anche lungo i nodi, quindi può venire anche qui, l'ha trovato, c'è stato un deragliamento e qua un altro deragliamento. Ok. Quello che però mi sconfinfera è che noi prima abbiamo fatto un po' di tentativi e c'è stato un super deragliamento a un certo punto. O qua. Piano, 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 piano. Ho messo in pausa, spero. C'è stato un deragliamento in su che lui non ha risolto bene. Quindi o abbiamo proprio scannato il deragliamento in su. O c'è un errore, in realtà comune a tutti i deragliamenti. Vediamo intanto se il deragliamento in su è
è sempre cannato, a volte sì, a volte no. Non c'è stato ancora deragliamento, si deve verificare però il deragliamento. Si deve verificare. Si deve verificare. E che fa? Si verifica sempre là. Ricomincio il gioco. Si può ricominciare, tra l'altro, si può fare reset. Fammi deragliare in su. Non vuole deragliare in su, sto tizio. Non ci vuole deragliare. L'app di Realment non si attiva mai, cioè significa che non deraglia mai, deraglia solo là sopra. È questione di multipli, ragazzi, di dove stanno queste posizioni dei nodi. Vado, guarda, giusta osservazione, a meno che sto, no, nemmeno qua deraglia. Però succede qualcosa di peculiare, è deragliato in alto ed è stato teletrasportato a sinistra, è successo, sembra un bug, sembra uno di quei bug stupidi stupidi. Allora, stai andando in sopra e la tua posizione è più piccola di, è più piccola, sopra è più piccola, perché non è più piccola? Certo che è più piccola. E allora, ma porca miseria. I famosi errori di distrazione. Il ragionamento è corretto, ma ovviamente distratto non ho. Quindi vabbè, a questo punto, infatti, se una cosa funziona in due direzioni, perché non dovrebbe funzionare nelle altre? Il ragionamento o funziona sempre o non funziona mai. Ragazzi, questo non deraglia più. Ditemi voi una velocità che pensate possa innescare i deragliamenti. Guardate, in questo momento è 3 volte. Com'è possibile? Aspettate un attimo. Nessuno mai ha detto di teletrasportarlo. Allora, poi capiremo perché il teletrasporto si è innescato. Ovviamente, questione sempre di fortuna a volte, però dobbiamo capire perché si è innescato. Intanto verifichiamo che il deragliamento non deraglia. Oh, no, a questa velocità, ragazzi, non deraglia. È inutile che mi fate fare tutto il. Posso andare pure nella casetta. Calma, vai nella casetta. Non deraglia, ragazzi. Sto coso non deraglia. Ditemi la velocità che secondo voi deraglia. Uno pensa più veloce, del resto, più è veloce, più deraglia, no? Più o meno? Sì, per forza, perché lo spiazzamento rispetto al checkpoint diventa più grande, quindi per 7, mamma mia, non oso pensare quello che possa succedere. Stiamo spremendo il nostro motore alle massime proprio. Ragazzi, non deraglia. È una buona notizia, significa che abbiamo veramente risolto il deragliamento. Cosa che se invece non l'avessimo fatto, giusto come check, se disabilitiamo il deragliamento, la correzione del deragliamento, in realtà dovremmo vedere il deragliamento. Quindi vabbè, proprio subito è successo, nemmeno mi ha dato la possibilità di. Niente, deraglia proprio subito, non mi dà proprio la possibilità di intervenire. A questo punto lasciamo le stampe perché capiamo il teletrasporto e poi terminiamo. Rimettiamo il Pacman nella sua posizione, nella sua velocità nominale e andiamo a capire che cavolo succede quando siamo nei nodi del teletrasporto, quelli blu per intenderci. E in quel momento deraglia, ma perché appare dall'altra parte? Aspetta, vediamo un po'. Allora, lui non deraglia mai in realtà, perché adesso sta a velocità 1.
Però qui sì. Allora, lui quindi, quando è andato qui, ha trovato che dreiava verso left. E quindi se dreia verso left, lui dovrebbe rimettere il Pac-Man nella posizione, in questa posizione. Ok. A meno che quel nodo lì non ha come coordinata un dall'altro. Ah, ok, sì, è vero. Può essere che nel livello, io non ricordo adesso nel livello, può essere che il sinistro di quello è quello. Sì, sono, cioè, nel, il grafo è come se avesse un arco che collega questo con questo. Cioè, il teletrasporto è solo una questione grafica, ma in realtà lui non nemmeno se ne accorge del teletrasporto. Cioè, c'è un arco che connette un binario immaginario che passa da dietro e connette questo con questo. Quindi lui, quando, adesso ho messo in pausa, quando va qui, quando va, sorpassa questo nodo, avviene la correzione, vabbè, ce ne frega poco. Però lui dice che il prossimo è questo qua. Questo significa però allora che la correzione, quindi anche senza correzione funziona. Cioè, o è la, Non serve che facciamo il teletrasporto, sì. Sembra di sì. No, potrebbe essere in realtà dovuto a proprio la correzione. Forse la correzione, perché mi sembra strano che il teletrasporto Perché magicamente forse il prima nodo non si spostava funzionava. da destra Quando deragliava prima esatto. andando a sinistra, Sì, poi si andava dallo schermo, non si trovava nella non posizione. funzionava il teletrasporto prima. Vediamo, ma non ci credo. No, 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 no. Quindi noi involontariamente abbiamo implementato il teletrasporto. Dobbiamo capire perché, però. Perché abbiamo implementato il teletrasporto? Allora lui va a sinistra. E lui perché deraglia? Perché a un certo punto si ritrova fuori dalla mappa. Lui deraglia, sicuro deraglia. E io che gli dico a questo punto? Gli dico di, però io gli dico di rimettersi lì, perché allora spunta dall'altra parte. Ci devo ragionare un po'. Domani riprendiamo da qua il tempo, diciamo, che sta pure finendo. Rispondono due nodi, lui nel momento in cui deraglia lì non è che c'ha un blocco di nodi, corrispondono, quindi lo rimette nel nodo che gli sembra più vicino, che è lo stesso, e quindi lo porta dalla parte opposta, visto che dovrebbe andare a muoversi verso Allora, sinistra. voglio riprendere questo discorso perché è interessante. Voglio solo sincerarmi che i nodi di teletrasporto non siano connessi tra di loro. Sono connessi, quindi sono connessi. Quindi il nodo di sinistra c'ha come vicino di sinistra quello che sta dall'altra parte. Quindi c'è un arco. L'arco c'è, però anche se l'arco c'è, comunque lui prima di fare questo codice non teletrasportava. Adesso teletrasporta perché lui dice, aspetta, ho capito, oh, vuoi ridire quello che ha detto? Il fatto che sono collegati tra loro. Sono collegati tra loro, quindi lui effettivamente quando va a sinistra vede come prossimo nodo quello. Quindi continua ad andare a sinistra, ma a un certo punto, siccome lui dice il prossimo nodo sta a destra e quindi si innesca il deragliamento e lo teletrasporta nel nodo di destra, bravo. Cioè, incredibile. Abbiamo implementato il teletrasporto tramite correzione del deragliamento. Spieghiamolo meglio questa cosa. Ci vuole il rallentatore. Sì, senza accorgercene. Piano, 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 pianissimo. Troppo piano. Allora, io sto per andare verso il nodo del teletrasporto. Qua gli incrementi sono unitari, quindi siete d'accordo con me che il deragliamento non può avvenire? Non può avvenire. Però quando lui sorpassa questo nodo, il suo nodo next è quest'altro. Quindi il codice di rilevazione del deragliamento dice che se il tuo prossimo sta a destra rispetto a dove stai andando, significa che tu sei deragliato. Quindi lui lo vede come un deragliamento e lo teletrasporta qui e fa praticamente il teletrasporto. Quello è il nodo next, comunque Esattamente. nel momento in cui prende quel punto il suo nodo next non è più quello, Non è. perché quello Ma c'era prima, esattamente, il suo nodo next è quello che sta dall'altra parte. Quindi questo che in realtà non dovrebbe essere un deragliamento, ma lo diventa perché quando sorpassa questo nodo, il codice di deragliamento vede che questo che è il suo prossimo nodo sta nella de ne verso destra. E quindi lo vede, è come se lui l'avesse sorpassato in un certo senso, cioè il nodo sta qua e Pac-Man sta qua. Quindi per lui questa è una situazione da correggere, la corregge riportandolo al nodo di teletrasporto che sta dall'altra parte. Anzi, una figata. Posso dire che è una figata.
Solo vediamo se questa cosa funziona anche quando ci sono due teletrasporti in una mappa completamente diversa, ma penso di sì. Quindi cambiamo la mappa, ci mettiamo la mappa small, è anche un modo per testare il nostro codice. Il nostro codice funziona a prescindere dalla mappa, o abbiamo fatto qualche ipotesi di mappa restrittiva? Funziona, questo teletrasporto funziona, vediamo quest'altro teletrasporto, funziona anche quest'altro teletrasporto. Bellissimo, complimenti. Facciamo un po' più veloce il gioco. Non mi era mai capitato di... L'anno scorso non abbiamo il teletrasporto, l'abbiamo trattato come caso speciale. Io un po' l'ho fatto io il gioco, un po' insieme agli studenti, quindi le mie idee erano anche un po' influenzate dalle loro idee. Non è che, vabbè, nella casetta la prossima volta diciamo che non ci può entrare, però complimenti, perché questo è un esempio di prendere due piccioni con una fava. Cioè abbiamo fatto due funzionalità, realizzato due funzionalità mediante praticamente su quattro righe di codice, if, quattro if con una riga ciascuna. Bene, interrompo la registrazione.